Il Club Athletic Bizertin, giocatori neroazzurri, sono degli idoli ovviamente per questi ragazzi, per questi giocatori tunisini, e per loro credo sia una sensazione, un'emozione particolare. Benghesu, Zanetti, molto bravo Maicon con una finta, andarsene al suo marcatore, possibilità di cross, la palla per Palacio che si gira e appoggia Cambiasso! E il gol dell'Inter! Per l'avvento di Cambiasso che di interno piede di precisione va a prendere l'angolino alto, imparabile. Bel gol, lucido Palacio a girarsi a vedere il rimorchio di Cambiasso. Coutinho, Snyder, si muove Palacio, lo vede Snyder, gran pallone, posizione regolare per Rodrigo Palacio, Palacio! Ed è 2-0, un gran gol quello di Palacio, perfetto l'assist di Snyder, quarta rete del precampionato dell'Argentina. Beh, avere uno come Snyder vuol dire smarcarsi e trovarsi sempre la palla al posto giusto, fatto nel movimento, nel tempo giusto, si è trovato la palla, se l'è stoppata benissimo, anche se mi sembrava appena oltre Palacio rispetto alla posizione. Però comunque grande gol, perché poi l'ha messa a girare sul secondo palo, il portiere non poteva farci niente. Stupenda la palla con l'esterno, molto bravo anche Palacio, questa è la sua caratteristica principale forse, la rapidità di esecuzione, controllo e destra. Ma poi da quella posizione difficilmente sbaglia la porta, l'abbiamo visto negli anni passati, è tranquillo. Duncan. Ora Livaia. Maicon ancora a cercare il taglio di Livaia, buona l'iniziativa, dentro l'area c'è Milito che aspetta il pallone, la palla è per lui, Milito, grande parata, arriva Palacio ed è 3-0, doppietta di Rodrigo Palacio che ha sfruttato la respinta di Ben Mustafa. Sì, bravissimo Livaia a andare a sfruttare lo spazio dietro il terzino sinistro, servito immediatamente da Maicon, ha trovato bene Milito al centro che ha deviato col sinistro. Bravissimo il portiere a intercettare, ma Palacio segue l'azione e insacca a porta vuota. È uscito Maicon tra gli applausi, dentro Jonathan, Palacio si conferma, bomber d'estate dell'Inter.